E una buona serata amici di Billiard Channel. Come promesso abbiamo anticipato leggermente questa diretta per motivi di tabellone. Siamo riusciti a proporvi l'incontro del giorno un po' prima, alle 21.30, proprio il classico orario di prima serata, e speriamo di avervi in tanti a seguire le gesta dei due campioni che tra poco vi presenteremo. In regia è tornato Mirko Bianchi, in assistenza di regia Fabian Arlt e Tom Ruban alle riprese accanto a me. Sto condividendo il filmato io, Socio, nel frattempo, sto lavorando. Allora facciamo... Anzi, condividetelo anche tutti voi questa... Abbiamo visto, c'è lui, c'è il campeon de Leones, Gustavo Torregiani, contrapposto al cannibale Andrea Quarta. Andrea Quarta ha iniziato questo incontro così, con una raddrizzata da 13 punti micidiali. Adesso vi farà vedere il replay il nostro Mirko Bianchi. Voi condividete, mi raccomando, come vi diceva Nicola, il filmato per farlo arrivare su più bacheche possibile e far conoscere il biliardo mondiale, anche a chi magari non lo conosce. Allora, è un incontro questo del gruppo F. Guardate sull'acchito sbagliato di Torregiani, intanto Quarta come si presenta, questa raddrizzata ad aprire seconda e terza da 13 punti in pieno stile cannibale. Allora, gruppo F che vede Quarta con 4 incontri giocati e 4 incontri vinti. Un po' peggio ha fatto Gustavo Torregiani, che anche lui ha giocato 4 incontri ma ne ha vinti 2. Tanti titoli mondiali in campo, 3 quelli di Gustavo Torregiani, campione rispettivamente nell'89, nel 90 e nel 2010. Un titolo mondiale singolo per Andrea Quarta nel 2008, vice campione mondiale nel 2006, sempre singolo, e campione mondiale a squadre nel 2019. Partito alla grande Andrea Quarta con questa raddrizzata da 13 punti. E si salva anche in questa conclusione, bene o male, perché lascia una biglia a vista, ma sicuramente dovrà ricavarsela questa conclusione Torregiani. Nel gruppo F, avendo già giocato con questo i giocatori 5 incontri, chiaramente domani ne giocheranno soltanto 2, mentre alcuni dei loro colleghi domani giocheranno 3 incontri. Una giornata lunghissima quella di domani, che si aprirà alle ore 9 con la diretta non commentata del gruppo, è corretto? Sì, è questo. Grazie. Del gruppo del girone B tra Oskul e Diegez, ancora alle 10.30 per il girone F Gobbi contro Cortés, ancora senza commento. Noi entreremo in commento circa alle ore 12, dove vi proponevo la partita tra Berruti e Martinelli, che sono del girone A. Una piccola pausa pranzo per noi, Longo Angel Boss per il girone D andrà senza commento, poi 3 partite commentate in fila: Paloma Primon per il girone F, Marcolin Martinotti per il girone G e Infortuna Ingegneri per il girone H, rispettivamente alle 15, 16.30 e 18. Vabbè, salvo poi qualche ritardo. Noi vediamo chiaramente gli orari indicativi. Poi il canale andrà avanti senza commento, ore 19.30 Capote Lopez per il girone E, alle ore 21 D'Amelio Martinez girone C e alle ore 22.30 Moran Ballotta per il girone B. Quindi domani, tra commentate e non, avrete un qualcosa come 10 partite, quindi dalle 9 a mezzanotte. Domani sarà l'ultimo giorno della fase a gironi, poi chiaramente ci sarà un po' di tempo dove i direttori di gara, coadiuvati chiaramente dal vicepresidente Stefano Gibertoni e dal rappresentante della CEB, elaboreranno poi il tabellone finale, che sarà un tabellone a 32, e le fasi a eliminazione diretta inizieranno nella giornata di venerdì, dove si arriverà fino ai quarti di finale. Poi sabato, la giornata conclusiva, dove si giocherà i 4 quarti di finale, le 2 semifinali e la finalissima del campionato del mondo è prevista per le ore 18.30. E infatti andiamo invece, per quanto riguarda il palinsesto di Rai Sport,
con il commento di Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola. Venerdì 23 settembre dalle ore 20:30 alle ore 23 vi trasmetterà un quarto di finale, sabato 24 dalle ore 13 alle ore 14:30 una semifinale e sempre sabato dalle 18:30 alle 20:30 la finalissima del 25esimo campionato del mondo. Quindi avremo l'esclusiva di una semifinale delle due che si giocherà in diretta. Chiaramente in diretta. Noi commenteremo in differita l'incontro e appena terminata la diretta verrà pubblicato sul nostro canale Billiard Channel. Allora, sono successe un po' di cose nel frattempo che facevamo un resoconto di quello che succederà domani nei giorni a venire. È stato un bellissimo girone di Torregiani sul tiro precedente, una bella risposta di quarta su questo traversino di palla scarsissima. Il parziale è di 21 per quarta, 12 per Torregiani. Striscio con pochissimo effetto per Torregiani, lo centra perfettamente, 4 punti per il campione argentino. Replica di quarta che sarà di 3 sponde, così sembra orientato a andare il cannibale. Una risponde che alla fine diventa larga, un'apertura abbastanza importante sulla terza sponda, è scivolata via ad Andrea. Vede la porzione da giro molto probabilmente Torregiani, però non so su questo giro se questo pallino può essere proprio sulla traiettoria del giro. Infatti tira girone Torregiani a tornare nello stesso quadrato, un'altra bella conclusione da parte dell'Argentina, ancora di 5 sponde. Vedeva anche la parte superiore della biglia per ricavare questo disegno Torregiani e riduce ancora di più il vantaggio, quindi solo un punto di vantaggio per Andrea Quarta, 21-20. Vediamo se gioca lo striscio passante. Addirittura la raddrizzata. Vediamo se passa dal rimpallo. Mamma mia, favoloso Andrea Quarta. Che roba incredibile! Super tiro di Andrea Quarta. Mamma mia, cosa ti è partito al cannibale! Da manicomio questo sfaccio. Questa è una roba veramente da manicomio. Tiro più bello dell'incontro per adesso. Sì, e non solo. E non solo, forse anche della giornata. Sei stato leggermente riduttivo. Che steccato. 31-20. Tanto prende una porzione di biglia infelice sul 2 a mo' di 3. Torregiani non si salva, angolo per quarta ad andare avanti. Sì, questo Andrea è praticamente puntato così com'è. Dalla forza di passare appena al castello, sistemare la sua in buca. Tutto perfetto ancora per Andrea Quarta, altri 6 punti in tabella. In totale fanno 37 per quarta. Che dall'ingresso di 4 a mo' di 5 Torregiani. Intercetta scarsa di sfaccio, troverà un pallino da 4. Non trova in finizia, la sua biglia viene verso l'alto. Quarta. Di giro? Guarda come punta o traversino. Gira ad andare avanti. Buona fattura. Piena luce Andrea Quarta. Giù il rosso anche in questa occasione. Il rosso. 8 punti. Quarta negli ultimi 3 tiri. 10, 6, 8. Media 8. 24 in totale. Questa è una marcia impressionante comunque. La risposta dell'argentino con questi 6 di Garuffa.
45-30 di Gustavo Torregiani da sempre, quella di non essere mai domo. Famoso per le vittorie in recupero, per l'essenzialità del suo gioco e per la caratteristica di fare il facile in un modo incredibile. Garuffa sullo stretto per quarta, che credo che sia riuscito a trovare copertura, almeno forse vede una quantità inferiore di bilia per ricavare forse un passaggio a pallino da tre. 20 anni di differenza tra i due giocatori, classe 1962 Torregiani, dell'82 invece Andrea Quarta, che ha compiuto nell'estate i suoi 40 anni. Eccolo qui il passaggio a pallino da tre, arrivandoci di lunga lunga, vediamo se ci arriva. Non ci arriva, quel che è peggio che va proprio fuori, arriva fino al centro del biliardo, aveva confidato nell'impatto sul pallino Torregiani. Potrebbe giocarla anche di ricciolo questa. Sembra puntare qualcosa sulla biglia. Gioca giro volante. Giro a parificare e a pallino eventuale da pallino da 4. Va vicino a tutto quarto e non realizza niente. È libero il giro Gianluca, o tira l'angolo di scambio? Giro, c'è il pallino. L'angolo... Infatti ho domandato se era libero. Secondo me era libero, infatti. Guarda, l'ha fatta anche larga. Era liberissimo la strada del giro. Davvero? Fa larga Gustavo, quel che è peggio per lui, che offre questa opportunità di sfaccio con eventuale impatto sul pallino da 4 per quarta. Quarta ne fa 10, trova rimpallo in terza. Era di tre corse per quadrare Andrea, chiaramente ha lasciato libero il braccio per essere più efficace sui birilli. 55 per quarta, 30 per Torregiani. Torregiani di seconda in candelare dal centro, una meraviglia anche per fantastico Gustavo Torregiani. Fantastico, una grande risposta da parte di Torregiani, che realizza 10 punti, si mette a 40. Questi due giocano bene al biliardo, eh? Sì, hanno rigiocato, sì. L'uomo di tre per Andrea Quarta. Se entra troppo può realizzare il pallino da 3, così lo porterebbe a 58. Attenzione però Nico, perché lo marca il pallino da 3 ma non difende, però si mette a 58. Qui Torregiani deve tirare fuori una conclusione che preveda birilli e difesa come la conclusione precedente. Vediamo se gioca a trattenerla o a incrociarla la palla. Gioca a trattenere probabilmente. Vediamo se evita il rimpallo. Non evita il rimpallo, ne realizza 10, si mette a 50. Quarta può sparare lo striscione, anche se passa di fianco al birillo può fare il pallino da 3, sì. Forse sì, sì, quindi non ha la parte vuota del castello esterno, non deve sbagliare stretto praticamente. Ma stretto può fare anche il pallino, eh? Eccolo lì, quella parte che vi dicevo, sarebbe venuta larga di 7 sponde, ma aveva anche l'opportunità di fare il quel pallino. Pallino. Chiude quarta, 1-0 per Andrea Quarta in pubblicità per noi. Un Andrea Quarta dilagante, Torregiani era lì, sì. Se avesse quadrato l'ultimo sfaccio era molto difficile da portare
Torregiani l'ha giocato dalla grossa proprio per assicurarsi il realizzo, era difficile contenere con quella diagonale la palla di lunga centro. Si riparte dall'acchito di Andrea Quarta. È un ottimo disimpegno. Obbliga Quarta dell'argentino alla divisione di effetto a tenere. Quarta sul pelo della palla avversaria. Non difenderà probabilmente. Sì, è mancato proprio un goccio d'effetto per riguadagnare l'angolo, ma ti dirò che forse lo sfaccio non lo vede. Sai che l'ha difesa lo stesso all'ultimo tuffo. Ma alla fine, secondo me, anche se la vede, sceglierà Garuffa. Cioè, più quadrata, con partenza dall'angolo e uscita sulla testa dei birilli. Batterà intorno al 20 della sponda lunga. Sullo stretto. Un po' timida forse. È corta, sì. Quarta vede il giro. Giro, arrivo, pallino 3. Non se lo gioca di colpo o spinge aumentando leggermente la forza andare al centro con la sua. Giocato di colpo a ingaruffare. 4 punti. Stretti del castello, i larghi del castello chiaramente danno un ringaruffamento molto vicino al castello. Gli stretti invece davano un ingaruffamento vicino al pallino. Quarta, grande esecutore del colpo di scorrente ammortizzato. Controllo sempre incredibile della palla battente. 5 sponde per Torregiani, questa buona anche di pelo dopo 4. Bravo Sosho. Sai che è rimasto corto un'altra volta, sai? Di poco, ma è rimasto corto. Anche perché lì l'ha presa un po' più grossa. Era proprio corta tutta, perché se la forza è giusta va a posto questa di porzione, va a posto il pelo fino al 2 uomo di 3, va a posto 6. E quarta, ancora al giro, questa volta sull'altro lato del tavolo. E qui esplode il castello, 10 punti per Andrea Quarta e la sua biglia posizionata perfettamente al centro tavolo, attaccata alla sponda corta. In divisione Torregiani, questa volta lungo. Ma se non gli corre incontro il pallino. Messo tanta distanza. Sì, ma dici la distanza a questo gli fa poco, eh? Sì. Forza ad arrivare al pallino da 3. Qua non gli è partita. Qua gli è rimasta un po' dentro la stecca, sì, Andrea. No, la pallina da 3 non c'era, Nico, c'era solo per gli stretti con quella diagonale. Gli stretti, sì. Forza, no, ma pallino. Stretti no, non trovi a zero castello, eh. Nasceva dal secondo diamante. Fondamentalmente era la forza era del pallino, poi se la fai stretta arrivi dietro, se la fai giusta gli arrivi di fianco. Ma lui penso che abbia tirato la forza della corta, non del pallino. Ha tirato la forza della corta o non gli è partita? No, ha tirato la forza della corta. No, non la sbaglia Andrea di 70 cm una forza. Era proprio, ma anche come gli è partita, lui ha tirato la smorzata a fare il cambio palla. L'ha presa un po' sotto. E l'ha presa un po' sotto e si è spostato. Gliela faccio male come sbaglio esecutivo di Andrea 70 centimetri. Chiaramente la forza del pallino dava uno stacco un po' più facile a quella distanza. Questa era un po' da ricavare, soprattutto... Effettivamente era un po' complicata, però certo. Questa magari ti perdonava un po'. Po' l'errore dipende infatti... che elasticità hai, che di materiale hai. Se hai la palla bella elastica stacchi bene, se hai la palla un filo più durina stacchi peggio con la forza. Vediamo se Andrea, cosa dici che gioca? Scappar via la difesa oppure se gioca angolo 4 è rischiosissimo o gioca l'ombrello. L'americana sta puntando sotto, quindi può essere l'americana con effetto a sinistra. Eccola qua, sporzionato leggermente, vediamo se gliela dà lo stesso. Pallino da 3. Sì, fondamentalmente secondo me ha giocato la parificazione. Poi sì, a prendere pieno è tutto quello che veniva.
cioè non ha mirato una porzione, lui ha mirato il grosso. E poi è stata una garanzia, certo, perché l'errore grave lì è rimpallare, chiaramente. Certo. Angolo. Il pallino da 4 per Torregiani. 6 in totale. Buona esecuzione per Gustavo. Che va di rimpallo? Rimpallo, sì. Penso. Una cosa un po' scarsa. Dov'è l'angolo traversato? Quest'ora mi partono male anche gli strato. Fammi vedere dove guardano le biglie. Sì, secondo me ce l'ha. L'angolo traversato andare in buca. Bravo, ben Gustavo. Giocato da parte di Torregiani. 8 punti. Mezza garuffa per Andrea Quarta. Per la prima volta avanti Torregiani in questo match. 19-17. Bricolla per Torregiani. Andiamo allo Strator, Fabian in diretta. Ah, Mirko, scusa. Perfettamente a segno Torregiani, solo punti. Rosso, 10 punti. ...29-17, cerca di prendere un po' di parziale, di vantaggio Torregiani in apertura, quarta, ottima difesa ad occhiale. Strator, Mirko. Penso a scendere, non penso a attacchi veloci. Invece ci va veloce. Va vicino alla realizzazione del pallino da 4, non lo fa. Però una buona uscita da parte di Torregiani, che mette tanta distanza tra le biglie. Si fida Andrea Quarta. Questa necessariamente di 3,5 a incrociare per questa angolazione, se no si slabra la palla. Infatti è partita leggermente timida, ma c'era una distanza siderale tra le biglie. Girone arrivo 3 o passaggio per il 4. Lo deve chiudere tanto, mica tanto. Allora, se scivola in buca o verso dentro al primo diamante lo sicuramente fa. Sicuramente giocherà quello, perché è quello che gli permette di giocato il giro di conservare meglio le biglie. Era duro questo giro qua, No, facile non era. Lui ha giocato, a questo punto ha giocato il giro 4. Sì. Partito un filo di effetto in meno. E sponda palle 4 per quarta. Quarta non entra a sufficienza per realizzare il pallino da 4. Lo sponda palla l'ha fatto, scusa? L'ha fatto largo. Quindi era solo da... sì, arrivava solo da 4. Doveva farlo più largo. Sì, si è fatto invogliare a stare anche un po' sul tiro probabilmente Andrea. Confidava nel poter fare di steccata entrambi gli obiettivi. È anche celestiale, non prenderlo in quel modo lì il 4. Ma è andata un po' avanti la sua. Alla fine, molte volte anche a prenderla così, il pallino da 4 lo fa. Lo fa uguale, sì. Alla ricerca del pallino da 4 anche Torregiani, dopo aver battuto la corta. Nell'ultimo incontro disputato, quarta ha avuto ragione di Sebastian Paloma per 3-1, mentre Gustavo Torregiani ha perso per 3-2 con Christoffersen. Con Christoffersen, che sta vincendo 1-0 anche con Primon. Girone di ferro questo, Sì. Poi c'è anche un altro argentino, mi sembra, in quel girone. In questo girone c'è anche Paloma. Paloma, sì.
Certo che in ancora Torregiani a segno, scusami, sulla Bricolla. Torregiani 6 punti di Bricolla. Tra l'altro in questo girone, vada come vada, chi pesca tra il primo e il quarto non è che abbia tanto. Però ci sarà bagarre, Gianluca, perché Paloma ha fatto qualche vittoria, soprattutto ha vinto a Torregiani. Sì. Ma ci sono 5 per 4 posti. Bravo. Sì, non ce ne vogliano Gobbi, Dvoracek e Gil Cortés, che sono rispettivamente a 3 partite giocate una vittoria, 3 partite giocate una vittoria per Gobbi e Dvoracek e 4 partite giocate nessuna vittoria per Gil Cortés. Pallino da 3 per Torregiani. La prende troppo grossa per realizzare il pallino, ma la prende giusta. Come distribuzione. Per confezionare una bella difesa. Attualmente terzo, quarto e quinto sono a 4 partite vinte, 4 partite giocate e 2 vinte. Solo quarta a punteggio pieno. In accosto, quarta. E intanto dopo solo mezz'ora di trasmissione siete già in 2300 a passare questa prima serata con noi. Condividete il filmato nelle vostre chat. Noi di l'abbiamo biliardo. Fatto, eh? Segnate quando iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina semplicemente per avere le notifiche di quando il canale va in diretta. Se avete voglia di raccontarci qualcosa o di esprimerci qualche parere, fatelo pure, mi sembra. Lasciate aperta, Mirko. Quindi potete inviarci dei messaggi sulla chat. Nello steccone per giocare il giro Torregiani. Ecco, lo steccone si chiude meglio, vediamo se riesce a chiuderlo in quest'ultimo tratto. Leggermente largo. Sponda biglia per quarta. Questo può essere un tiro di rientro per il Cannibale. Però quando quarta alza leggermente la mano sinistra di appoggio, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto, sì. Mentre sta arrivando un po' sorpreso della traiettoria che è venuta fuori. Ancora Bricolla per Torregiani, ne ha realizzata una da 10 e una da 6. Eravamo sull'altro quadrato. Ecco, sfida via largo, vediamo se la tiene in difesa o se va lungo. No, difende e anche bene. Il pallino fa ombra? Penso che così sia. Sì, potrebbe. Provo? Guarda, si prova, ma 15, no, 15 è copera, 16. No, penso che se prende il 16 della lunga fa i larghi a difendere, ad aprire. Vediamo. Delicatissima questa Bricolla per quarta. Eccola qua. Che è andato molto vicino. Bravissimo. Al pallino. Ma arriva? Sì, sì. Abbiamo qualcosa. Non siamo hai qualche affrontare. Inquadratura lì dalla soggettiva? E basta che alzi un po'. Se l'alza tanto vuol dire che la gioca ad una passata. Alza poco la gioca veloce, quindi dovrebbe giocare ad una passata. Del pelo di rimpallo. Sì, forse ha alzato un pelo troppo. Sai, Luca. Sponda palla quarta. Sì. Per fare il 4. Cercare di ricavare un angolo. Ottima la forza. Torregiani attaccando la biglia sponda, il pallino da 4 non c'è più, ci sta il pallino da 3 chiaramente, non può giocare lo sponda palla. Ma ci mette sotto la stecca Torregiani? Sì, lì sono d'accordo, bruttissimo questo. La spara a incrociare per un niente. Sì, fondamentalmente ha tirato a rimanere stretto, a cambiare angolo di difesa. Ha giocato a scambiare. Se scambia da filotto tanto meglio, però il margine d'errore giusto era questo. Assolutamente sì.
una buona difesa che quarta dovrà attaccare due uomo di tre. Vediamo se sta sullo sfaccio o sul tiro. Nella via di mezzo. Quella non è che sia imponderabile, però a volte succede anche. Devi aumentare la forza sullo sfaccio. Già l'aumento dell'effetto ti fa aumentare la forza e ti porta sullo sfaccio. Ma sono riflessioni molto da lampadine accesissime. Stesso per Torregiani, giocato anche questo in modo da allontanare le biglie, fondamentalmente. Sì, perché tra l'altro c'era grosso pericolo di rimpallo. Erano talmente dritte che ci stava di rimpallare prendendo i birilli. Bricolla per quarta, che va a segno, 4 punti per il Cannibale, 39-25, e 3 sponde di calcio anche per adesso per Torregiani. Abbiamo visto in tanti commettere l'errore di prenderla sul largo. Prenderla sul largo con la forza giusta del largo è buona, ma prenderla sul largo con la forza dello stretto chiaramente potrebbe far pagare un giro a Torregiani. Torregiani si mantiene sullo stretto, trova un buon posizionamento finale per le biglie, costringe quarta ad andare di 3 sul largo. Credo che giocherà ancora la misura il Cannibale, ancora in una zona attaccabile con una forza ridotta. Sì, proprio si gioca la palla di... Ma dici se la gioca subito sta palla di rientro, eh? Ma io credo gioca... Ah no, gioca in fondo. Troppo brutta di misura. Cioè non era, non era ancora giustificata, secondo me, da questo punteggio. Lì tiri di misura, sbagli, sei di traversino. Cioè non c'è neanche l'appello, lì non hai neanche la prova d'appello. Sì, quello sicuramente. Però mi sembrava che fosse ancora abbastanza giocabile, non fosse un'ultima spiaggia anche a giocarla di misura. Cioè, tira lo sfaccio. Lo tira anche molto bene lo sfaccio. Vediamo se arriva di forza o no. Arriva uno sfaccio come di forza, certo. Concepito a 2 passate e mezzo. Arriva anche di forza, bravissimo. Questo è un capolavoro. 8 punti per Gustavo Torregiani. Sai che lì fare un arrosto con questa forza è un volo. Campione italiano d'arrosti lì, insomma. Sì. Tanto buona uscita di quarta al volo, che prende la lunga, arresta la sua corsa e porta la bianca di Torregiani fino al pallino da 3. Che bella uscita di Andrea. E ora? Vediamo tanta roba. Cosa vede. L'accosto vede. Ci mette sotto la stecca? Ah, se ci mette sotto la stecca è una buona notizia per Torregiani. Sì, secondo me se segue questa linea qua... Attenzione, gira troppo Torregiani. Porta via il birillo. Regala 4 punti a quarta. E biglia libera per il Cannibale, che non fa fermare neanche le biglie. Ah, pensavo avesse già scelto la chita, avesse già preso la sua... Pensando a girare 4, chiaramente. Una prova di ricognizione, diciamo, per Andrea, che... Questo pallino c'era, ci mettevi dentro la stecca, ma un po' di noia te lo dà, eh. Anche nel movimento, nel gestire il movimento. Si deve togliere dalla buca con la sua biglia, dalla buca di sinistra, quarta. Vediamo se riesce a trovare una posizione di difesa diagonale tanto da non perdere lo sponda-biglia stecca piatta, perché c'è quel pallino in arrivo, anche se piccolo, ma potrebbe essere bersaglio per Torregiani. Infatti Andrea se l'ha guardata fino all'ultimo, perché ha scelto da questa parte e sapeva di correre questo rischio. Deve tagliare buono anche questa volta. Non ce l'ha stecca bassa, c'è con l'effetto a destra. E che uscita di Torregiani, vediamo. Molto bene, non uscita. Arriva al 3 anche perché ha uno spillo in quella posizione, però. Però si toglie da un bel impiccio. Risponde per quarta adesso. Soprattutto un errore il suo, che non l'ha scomposto, perché ha subito tirato fuori un qualcosa di bello.
47-40, tre sponde di calcio per quarta sullo stretto e torna in difesa centrale. Forse cancella anche la candela con poco taglio, ne dovrà utilizzare un po' di taglio per arrivarci di candela, e è un tiro molto delicato per Torregiani. È anche una delle specialità di casa Torregiani la candela, eh? Vediamo se è rimasta tale nel tempo. Torregiani prende una quantità scarsissima di biglia, muove poco la biglia di quarta, non difende. Dici che gliela batte di colpi in testa a Ricciara 4 o è puntata, è piccolo, troppo stretta? Piccolo il 4. Gioca quello. Messi stacca dalla... Analizza 8, quarta, vediamo la finale corsa, è perfetta questa biglia del Cannibale. E in prossimità dell'ultima vasca mette la freccia al Cannibale, 48-47 per Andrea Quarta. 2 a mo' di 3, nei sogni l'ingresso, realizzando anche il pallino da 4 per Torregiani, scivolando lungo la sponda corta. Non sarebbe importante, non deve prendere quel pallino lì scarso, eh? Ci deve entrare della grossa, chiaramente. Eccoci. Gianluca, l'avevi vista prima? No, è che mi è successa troppe volte. Io quando ho quel pallino lì, le antenne non è che le alzo, proprio gli faccio fare la parabola. Era più facile del normale prenderlo così, eh? Cioè, sì, sì, sicuramente. Anche perché, come dicevo io, bisognava prenderla grossa e arrivarci, sì, piano, sì, piano, piano. Ragionavo in tolleranza estrema di errore. 10 punti a chiudere per 12 quarta. 12 punti a chiudere per quarta. Ne realizza 6 con l'aiuto dello sbirillo. Vediamo se tutto il giro del tavolo con la sua biglia lo porta in una zona protetta dai birilli. E quarta ne realizza 6, si mette a 54, non ricaruffa dentro al castello perché l'ha fatta leggermente larga. Sponda palla per Torregiani. Con il pallino sotto il gilet, Torregiani. Torregiani! 6 punti su questo sponda palla, vediamo se arriva anche il pallino. Non c'era la chiusura di 6-3-9. Però si mette a 57, mette comunque quasi a colla la sua alla nei momenti lunga. Determinante mostruoso. Sono d'accordo. Se i nostri telespettatori stanno sentendo delle punte di invidia nella mia voce, nelle nostre voci, hanno perfettamente ragione. Di gancio quarta con poco effetto per riclare il disegno di traversino e va vicino a marcare il rosso e il castello quarta. Che bella uscita del Cannibale, è andato anche, si è data anche una chance di chiusura. Bricolla, credo che ce l'abbia ancora stecca piatta Torregiani. Sì, penso anch'io, però deve marcare il cuore e il castello per chiudere. Più che altro qua deve stare attenta alla forza, perché quarta manca ancora il rosso, quindi forza sembra molto buona in apertura. Torregiani concede forse uno spicchio di lunga. Sì, non penso tale da poter giocare un qualcosa di rientro dalla lunga, eh? Dici l'ebrea, ma parlo dell'ebrea, eh? Guarda, no, la... molto vicina, molto vicina, la sto vedendo dal vivo, è molto vicina. Va direttamente sulla palla con il pallino da 4 girone. Da 4 è angolo. Ah no, ma la vede. La vede da giro, fa 4 punti di castello, non fa nessun birillo, va a 58 quarta, vediamo il termine corsa. Biglie rimangono in parallelo, però l'opportunità per chiudere Torregiani ce l'ha di traversino. Deve impattare il pallino, a largo del pallino c'è il castello, Gianluca, se non fa il birilli. Aspetta. Guarda da dove arriva. Dunque.
Non gioca l'angolo? Angolo e pallino da 4. Angolo e 4. E fa 4 Torregiani. Ha giocato e questo. E chiude. Fa voloso Torregiani. Bravissimo. 14 punti. Sballa Torregiani. 1-1. Diamo anche un'occhiata al pubblico. Inquadra il pubblico, Tom, perché è veramente un bellissimo colpo d'occhio qua. Non andiamo in pubblicità perché no, è già tutto pronto per il secondo, il terzo set. Chiede il silenzio l'arbitro Giuseppe Caristico, adiuvato non vedo da chi. Sarà ora di mettere gli occhiali. Che partita, ragazzi! Che partita! Sì. Poi vediamo se riusciamo a trovare il nome, perché è giusto menzionare gli arbitri, sempre prezioso il loro lavoro. Tanto chissà in quanti saranno nei vari CSB a guardare questa partita. Di sicuro sono in tanti al CSB a Garlasco che ci stanno guardando. C'è una sala piena di gente. Sì, collegato, anzi saluto. Ti salutiamo tutti. Sì, assolutamente. E poi tra l'altro siamo anche in un fuso orario che cominciano a esserci anche gli argentini. Intanto quarta pennella fuori, questa. Una pennellata. Questa bricolla di parabola, 4 punti. Risponde di calcio per Torregiani. L'arbitro, tanto scusami, la risposta di Torregiani con questi 6 punti di tre sponde è Anton Carlo Di Tucci, un arbitro siciliano, un arbitro sardo. Sembra puntare l'angolo Andrea Quarta, un passaggio molto radente al pallino, e Quarta lo gioca in maniera fantastica anche questo, 4 punti. Appoggia la sua biglia alla sponda corta all'altezza del primo diamante, forse lascia una fessura a Torregiani tra castello e pallino. Angolo e pallino da 4 per Torregiani di misura. Più 4 che angolo. 4 che angolo. Sì, ma il pallino ti protegge comunque su quell'esecuzione lì. Anche se non fai una cosa fantastica, ti dà garanzia. È comunque un'uscita elegantissima questa di Gustavo. Quarta è andata molto vicina a prenderla di prima, questa biglia. È passato molto più vicino di quello che pensava di passare. Al pallino da 3, Torregiani si imposta anche per capire che tipo di prolunga dovrà adottare. Peccato, perché se ce l'avesse leggermente più puntata da angolo potrebbe giocare americana e pallino da 4. Se la palla bianca fosse più spostata, sì, più lateralmente. Non penso che Gustavo ne abbia voglia di mollarlo col pallino da 4 lì. È anche vero che per larizzarlo prolunga, per... Sì, deve scomporre tanto le biglie. Però se gioca solo il pallino da 4, stavo pensando anch'io. Ci si deve affidare poi alla steola, Gianluca. Sì, perché non fa l'americana, ma dovrebbe perlomeno il condizionale d'obbligo fare
corta, quindi non penso che riesca a fare l'americana, vediamo. No, la gioca proprio a portarla giù, la gialla, esatto. Ha giocato così. Questo, bravo. Non era facile giocarlo con questa forza, con lo steccone, riuscire a richiamare per il 4, palla di controllo, sapeva gioco forza di riperdere a sua volta un pallino da 3, ma per differenza imprenditoriale fa più uno. Attenzione, questa ha preso una strada che Quarta si è accorto subito che c'era qualcosa che non andava. Quello che ti dicevo che mi è successo con Antonio Girardi è questo. L'ho vista subito. Quando è partita mi è andata dritta la palla. E non ora passi per me, ma io non penso che un giocatore del genere faccia... Ce la fa vedere al replay poi, quando proprio da questa inquadratura. Per ciò che ho visto io, per me si è... Nel mio caso si era spostata immediatamente e no, penso mi sembra anche... si sia spostata subito all'andata anche prima che arrivasse la testa. Vediamo del replay Castello. Dall'alto, se ce la fai, Mirko, per cortesia. Da questa forse la percepiamo o meglio. Da questa, sì. No, dalla frontale, Mirko. Qua sì, si è spostata. Sì, anche perché non può mirare a tre spanne dal pallino. Di palla in mano, Torreggiani gioca la bricolla. Realizza due punti. Motivo? Ma secondo me aveva paura di aprire il gioco con Quarta. Ok, la pensiamo uguale. Sì, non che con Quarta, se stai sotto il Castello, stai meglio. Questa larga. E non di poco. Qui Andrea secondo me non ha voluto prendersi troppi rischi, che la doveva prendere tanto più scarsa di così per fare il Castello, si poteva muovere dal centro, no, ma ha badato molto ad andare sotto al pallino. Se giochi il Castello giochi a fare la garuffetta con la tua lunga corta ad ammazzarla di effetto, però... Ma secondo me ha badato anche lui a non prendersi rischi, ti dirò. Intanto Torreggiani. Per Torreggiani, due punti. Mi sembra fino a questo momento, dal primo set in poi, che Gustavo gli abbia trovato la chiave a questa partita per arginare una furia scatenata. Sì, però guarda, secondo me è cambiato anche l'atteggiamento di Quarta, perché ha capito che anche lui deve stare abbottonato. Sì, è come quel pugile che picchia e quell'altro ti dice non mi fai male. Prima è stata abbastanza aperta come partita, ora secondo me sta sul pallino di uomo di tre. Secondo me anche Quarta, bravo Gianluca. Bravo, ma c'era questo, non era nella posizione migliore, sai. Sai, secondo me cercava di prendere la parte sinistra, non tanto per il fisso, cercare di ritornare su con la sua. Mi dirai grazie. Poi ti fanno la sigla Zorro. Ci credo. Però secondo me anche Quarta si è accorto che deve cambiare musica, perché non è detto che la butti per forza in bagarre Quarta, ecco. No. Torreggiani ancora positivissimo in questo traversino di tre passate e mezzo. Ad allargare il Castello rimane leggermente corto, giro a disposizione di Quarta. Vediamo se può battere anche girone o giro a parificare, a nascondersi dietro al pallino, vediamo. Girone a ingaruffare. Quarta ne fa solo due. Vediamo se arriva. Arriva sempre questo sì, da Quarta. ce l'ha robotizzata questa forza nel braccio. Anche qua. Se dorme, questa che se lo tirano giù dal letto, lui lo tira e la fa perfetta di forza. Andrea, è ora di svegliarsi. Pum. 5 sponde di calcio per Torreggiani. Stesso schema precedente, o di 3, o di 5, o di 4. 5, la prende al cuore. Occhi. Al cuore, Torreggiani. Sentite il tifo dei compagni argentini avvezzi al grande tifo. Ricordiamo il mondiale di Nicocea, dove sembrava di essere a San Siro durante il derby. Angolo per Quarta e tentativo di pallino da 4. 4 punti. L'ha presa troppo bene Andrea, sì. L'ha presa troppo grossa. Se l'avesse presa più scarsa
Forse avrebbe fatto il pallino dopo aver toccato la lunga e forse sarebbe arrivato al pallino, avrebbe ringaruffato poi in difesa, sì, sulla parte destra. Era sua intenzione farli di prima, non di seconda. A girare in difesa Torregiani. Vediamo se dalla scarso si tira il falso giro. No, ha tirato proprio solo e soltanto la difesa. Sì, ha giocato più la sua in buca, diciamo. Però la forza c'era, eh. Sognava che la sbagliassi di tanto per fare il giro corto per, sì, i Birilli, eh. Bricolla per Andrea. E rimane lungo. Però questa è una attaccata alla corta, come scelta. Qui andrà sicuramente di calcio. Se tira di prima, smetto di fare il commento. Stacco la spina. Gustavo, non farci scherzi, per cortesia. Guarda fino in fondo Torregiani. Qui rimane lungo. Giro per quarta. Quarta pennella, questo giro dentro il castello, ne realizza 6. E credo che sia buona anche la forza, sì, torna in difesa Andrea, la forza della corta, bravissimo. Anche qualcosa di meno. Lì. Il pericolo era quello di non far staccare la battente in questo giro ad allargare, lasciarla più in mezzo al tavolo, è riuscita a equilibrare in modo egregio le forze Andrea quarta. Garuffa sullo stretto per Torregiani, e questa volta forza la forza è perfetta. Quarta ricognizione. Sarà probabilmente sulla palla. Quindi dopo uno, invece no. Scivolata via. Finale corsa alla fine. Ma non è proprio malvagio per quarta. Diciamo pure che c'era di peggissimo. Poi non può dare neanche tanto colpo sotto. Sì, lo può dare perché c'è un po' di spazio, però se tira pallino da 4 e striscio deve tirare fuori una bella steccata Gustavo. Ha giocato il giro a passare all'interno. Evita il rimpallo. Questa Gustavo non se l'aspettava di sbagliarla di così tanto. Secondo me l'ha valutata un po' male perché non era così tanto da chiudere questo giro da poter giustificare la porzione che lo facesse muovere. Secondo me, a parte che era difficilissimo. Quarta tira fuori una bella steccata, premiata relativamente poco con 4 punti. E qui lascia a Torregiani una bella occasione, eh. Che qui credo che abbia l'ingresso. Torregiani, se si prende questo ingresso. Però aspetta, di quanto l'ha fatto stretto il giro? Molto? Sì, di parecchio. Allora, a me dava l'impressione di essere da stringere un pochino. Taglia appena Torregiani alla ricerca di questo ingresso. Eccolo qui l'ingresso. Bravissimo Gustavo, non impatta il pallino da 3. Realizza 4 punti, il rosso, se avesse abbattuto il rosso gli avrebbe regalato anche la marcatura del pallino. Qui gancio per Andrea o disfaccio? La vede disfaccio? Sì. Sì. Andrea meno 9. Sta sganciata bene dalla scarsa, vediamo se riesce a tenerla sul filotto. E questa la tiene. Bellissima. Sul filotto quarta, favoloso Andrea quarta. Mette tutto in ordine, 41 a 40. Mette la freccia al cannibale. Di Garuffa, Torregiani, manda pure lo strato Mirko. Lo strato ho detto, non lo strato. Garuffa per Torregiani, sempre in divisione.
trova difesa, credo. No, vede qualcosa Andrea, addirittura solleva, quindi gioca giro e pallino da 4. Andrea, il giro lo fa stretto, pallino gli passa davanti e non lo realizza, però parifica in un modo ideale le biglie. Stiamo pensando alla stessa cosa? Ci potrebbe tirare, sì, su questo pallino. Stavamo pensando anche alla stessa cosa. Anche perché l'alternativa è... No, la nostra, socio. La giochi di colpi in testa veloce, per forza, anche perché sì, però non è che la controlli... La controlli bene vicino all'angolo. Intanto abbiamo passato i 4.000 dispositivi con le gare. Travezzino di palla scarsissimo. La Z, normale, sì. Sì, ritorna sotto pallino. E l'ha giocato un gran bene Torrigiani. Vediamo se riesce a riquadrare anche in difesa. Tanto la palla di quarta l'ha praticamente attaccata a sponda. Bravissimo Torrigiani. Gran palla. 4.077 dispositivi collegati. Se fanno, se moltiplicano per quanto sono in sala da me in questo momento, moltiplicano 40, 20. 40. No, sono una ventina davanti alla televisione, anzi vi salutiamo tutti. Quarta sta studiando qualcosa forte dalla corta per trovare un combination col pallino. Col pallino. Che in effetti quando forte, non c'è niente, forte, allegro. A stare sulla grossa. Andante ma non troppo. Sì. Chiaramente di colpo in testa e stando su una porzione più possibile piana per richiamare poi la gialla alla sponda corta. E va vicinissimo a prenderlo quel pallino da 3. Ha preso la parte vuota, Andrea. Questo non è un punto marcio di più. Anche se... La sponda l'altra ce l'ha portata. Torregiani con quella distanza lì da sponda ha chiuso un campionato del mondo con un 14 allora, perché il pallino valeva 2, non era questa posizione, era di raddrizzata, ma diciamo la distanza da sponda era questa. Vediamo se se lo ricorda il campione di Leones. E brucia il filotto, sì. Torregiani va a 54 contro i 41 di quarta. E adesso è Andrea che deve tirare fuori la palla del campione, realizzando e difendendo. Tira a incrociare dal centro, via il filotto. Filotto c'è, 8 sono e tali rimangono e va in copertura, credo, dietro al pallino. Un po' di biglia la vede Torregiani. Sì, ma per? Per la sventaglina, dici? La sventaglina passa, Gianluca. Sì, la tua va a 200 all'ora. Vabbè, al limite. Per la chiusura Torregiani manca il birillo rosso, 3 birilli bianchi. Eccola e qua, chiude Torregiani mia, con Torregiani. Questa sventaglina. Che fa capolavoro Torregiani. Che capolavoro. Fa voloso Torregiani. 8 su punti, quarto chiude. Quarto di palla. Tirato fuori quella qualità, guarda come ha tenuto la palla di lunga corta lunga. E chiude Torregiani 2-1 per Gustavo Torregiani. Noi andiamo in pubblicità. Per adesso indiscutibilmente Gianluca la partita più bella di questo campionato del mondo. E forse il bello deve ancora venire. Sì, sì. Qui siamo a livelli... È un altro pianeta di biliardo. Garuffa per Torregiani. Ancora sullo stretto. Quarta alla ricerca di concentrazione. Inquadrato nel two box dal nostro Tom.
sponde palentestare. Si sono un po' avvitate, credo. Un pochino. No, ma fino al 10 sul biliardo nuovo. Sì, ma è venuta tanto dritta Gianluca, un po' uno stacco. Adesso non so quante persone ci sono in questo momento, ma c'è quasi la tribuna piena. Sì. Sfaccio per Torregiani. Torregiani a crescere d'effetto. La due porta punti, via trova rimpallo, attenzione. Qui non gli è partito l'effetto a Gustavo. Stretta per quarta. Stretta? No. Mi sfaccio. No, ma l'ho vista male io dallo strato. Dovevo vederla sul frontale. Conta troppo di più frontale Gianluca, allo strato di training hanno troppe volte. Per me era quasi dritta a vederla dalla... 5 punti per quarta, 7-2 il parziale di seconda e terza. Torregiani apre troppo, quantità troppo scarsa, buon per lui che scambia dal rimpallo. Sì, abbastanza normale in quella posizione con la palla vicino a sponda. La vuoi cercare di diminuire per incandelarla meglio nel centro, ci sta, è un volo squarciarla. Però comunque ben condotte le biglie. E qui la prende di prima, la ricalcia subito dopo. Quarta. Caduto qualcosa nel palè, ma... Speriamo che sia caduto solo qualcosa e non qualcuno. Andrea l'ha cercata di effetto buono di due a cercare di far cambio palla. L'ha toccata all'andata, l'ha ricacciato subito dopo. Fondamentalmente è cambiato poco, solo che ha lasciato la sua biglia staccata da sponda anziché attaccata come prevedeva il tiro. Quello che cercava di fare prima Andrea lo sta cercando di fare adesso Torregiani. E non hanno preso molta confidenza con lo scivolamento di questa lunga. Questo errore molto più vistoso di... Ma insomma, questo sconticino qua, questo è uno sconto IVA. Più dell'IVA, sarebbe un'IVA un po' cara. Quarta, 8 punti di Castello, 4 punti di Castello e 4 di Pallino, in totale 8. Si prende un po' di margine. Sai che arriva lungo. Rimane quasi in faccia al pallino, quindi poche manovre disponibili per Torregiani, se non forse un pallino da tre, cercare di avvicinarle tutte in fondo. Raddrizzata e 4. Vede la corta Gianluca, Vede la corta, tira l'angolo allora. No, ha tirato il giro sul pallino. Vediamo la sua dove termina, rimane di fisso, quarta qua. Da guadagnare sto fisso qua, Come lo giochi? Non lo so se tira il fisso. Ma infatti... Non lo tira perché lo vedo effetto a tenere. Sì, questo è il pericolo. Questo è il pericolo di quella. Sì. Qui non si rimpalla se si prende tanto scarsa. No, io ce n'è uno che non rimpalla mai, che ce l'ha a memoria. Quel fisso lì. Davide Martinelli. È micidiale su quella palla lì, Davide. Traversino per Torregiani. 8 punti. Arriverà anche il pallino probabilmente. 8 e 3, 11 e la palla di quarta praticamente attaccata alla corta. Questa fa male. Questa fa davvero davvero male. Riequilibra questo set che quarta stava conducendo. Gioca la raddrizzata. Attenzione la sua. Non gli è partita, insomma. Mi raccomando, non fatele a casa queste cose perché poi ci lasciate i cuoietti e poi dite che è colpa di quarta. Esatto. I cuoietti, le clavicole, si lasciano le gomiti, avambracci, succede di tutto. Cosa giochiamo? Ma io dietro credo che giochi il pallino da tre. Dietro al 3. Siamo tutti d'accordo? Dietro al 3. Dietro al 3.
in uscita quarta dalla lunga, cercando una porzione di Bidia per dividere. Questa è brutta da una parte, brutta dall'altra e brutta dappertutto. Ma fare passo non può. No, secondo me la cerca con un po' d'effetto, cercherà la parte inferiore della biglia, cercare di portare la bianca sul quadrato superiore, così bravo, tenere la sua nel quadrato inferiore. Bravo, nei sogni se arriva... e nella realtà era questa l'uscita. Mica male Andreino, eh. Vediamo se Torregiani va avanti nel leitmotiv che ha impostato fino adesso sulle garuffe o se sta più sull'attacco. Questa è proprio in posizione di prova biliardo. È sul largo e lunga questa palla. Il pallino, la strada del giro dovrebbe essere libera. Da lì il giro deve battere nel 20. Sì, è libera, è libera. Andrea l'ha chiusa un po', però è passato molto lontano dal pallino, eh. Però in controllo, perché si è badato di abbassare la forza, si è tutelato. Qui brutto. Qui secondo me ci va di 2 a mo' di 3. Stesso problema di prima, eh? No, qua non lo fa forse il pallino. Oddio. Oddio. No, se la piglia stesso, stesso problema di prima, pari pari, inizia a stare proprio. Qui è molto più facile che la prenda davanti anziché di sotto, te lo dico io. Ci starà davanti a questo. Se io di sotto quelle palle lì. Sotto è rischiosissimo, eh. Infatti te l'ho detto. E poi. Vabbè, questa è celestiale, no? Però non. Hai paura a starci di sotto, perché quel pallino non sai dove ti butta. No, no, assolutamente no. Io su quelle palle lì, la parte della corsa. A incrociare o la mantiene questa, Gianluca? Io penso la mantenerla. L'ha mantenuta anche benino. La mantiene in modo ideale, 14 per quarta. Andrea torna anche in difesa. Un'altra pennellata di quarta. Di parabola. Gustavo Torregiani. Deve stare attento a non girare troppo. E gira perfettamente Torregiani. Torregiani. 8 punti. 8 punti di parabola. Che capolavoro. Guarda la forza, Nico. E l'appoggia laggiù. Alla corta. Quarta, in penna alla stecca. Andiamo in diretta, piano schermo. Allora, il filotto di Andrea Quarta, di prima intenzione. Ma come stanno giocando questi due? Che bello vedere giocare questo biliardo. Andrea che sta prendendo anche tanto davanti. Giocatore, come sappiamo, molto aggressivo, difficile non vedergli cercare la strada per i birilli. Garuffa per Torregiani. Torregiani va vicinissimo a marcare ancora questa, anche questa volta. Quarta. Libera la strada del giro per quarta. Sì, va sul tre sponde immediatamente. Ottima questa presa, anche due punti, meglio non si poteva questa biglia. Salito in cattedra il campione salentino. Quarta. 24 Torregiani. E Torregiani per fare questi 24 punti ha fatto i salti tripli, eh. Non è tutti guadagnati questi 24 punti. Abituato comunque Gustavo Torregiani alle grandi sfide di sofferenza. Tocca un pelo di palla.
con Perlui che ritorna in difesa, ma lascia una tre sponde abbastanza quadrata per quarto. Sì, su Birillo largo della Goriziana. E l'italiana, scusa. Quarta ne fa 4 che la portano a 51 e lascia un buono schema di gioco. Qui dovrà subito rischiare la supermisura Torregiani, non può permettersi di rilasciare a sua volta un altro tre sponde a quarta in questo modo. Misura è buona. E la direzione pure e la mette Lima. Tanto ne ha fatti 10. Vediamo il lato positivo, ma la misurissima l'aveva tirata, sì, sì. Gustavo. Assolutamente. Quarta. Anche gli di tre sponde di calcio. Prende scarsa quarta, non attenzione. Realizza nessun punto, rimane corto. Adesso uscirà dal castello Torregiani. Ma dici tira lo striscio? Sì. A parificare? La smetti di pensare quello che penso io, per cortesia. Tira a tornare nella buca oppure... Nella buca si mette al quadrato del pallone. Secondo me spinge il gioco soltanto la gialla, esatto. No, tornare... A tornare indietro, eh. Due ci sono, vediamo l'impatto col pallino. Se c'è, c'è, non c'è a l'impatto col pallino. A 51, Andrea. Sì, ci stava ancora di forzarlo perché non è... Insomma, deve far 9. Quindi. Pallino da 4 e traversino. Quarta non fallisce l'appuntamento con il pallino che lo porta a 55 e allunga benissimo il gioco. L'ha levato? No, la candela passa. La candela c'è. Credo che sia l'unica strada per... Tira il filotto a tornare indietro, in salita. Sfaccio. Prende scarsa Torregiani. Vediamo se il pallino gli porta in dote qualcosa. Porta in dote 2 punti, in totale di 5 per Torregiani, ma set ball per quarta. Per andare alla bella. Quarta sbaglia questa chiusura. Vuoto, vuoto, vuoto. Ci rimane malissimo Andrea. Quasi incredulo. 55 quarta, 41 Torregiani. Non è finito questo set. Bella occasione qui per Torregiani perché ce l'ha proprio a palla piena a rimanere lì in buca a ringaruffare. Ne fa solo 4. Bisogna vedere dove finisce. 4 punti per Torregiani. Ottimo. Potevano essere molti, molti di più. Se gli fa il super pieno qua, gli si mette in chiusura. Diventa brutta per Andrea. Ne accosto quarta. Sembra arrivare molto bene questa in accosto. Bravissimo, Andrea. Era pericoloso, Ma. Se paga, se paga fisso è finita, No, vabbè. Finita o comunque. No, non pericolosissimo. Era, ma. Secondo me era pericoloso se fosse. Si va al centro con tutte e due. Al centro delle corte con tutte e due. Vediamo se l'ha spinta bene. Mi sembra che l'abbia spinta in un benissimo. Modo fantastico. Torregiani. Questa sembrava facile, ma di facile aveva niente. Provate. Qui sull'entrata massima quel pallino da tre può giocare per quarta. Prende internamente e non difende quarta. Quarta ancora in testa quel giro. Giro di chiusura. Giro per Torregiani. Altri 4 punti, solo 4 ancora una volta.
E qui quarta. Guarda, qui deve badare a non incandelarla, perché c'è quel pallino che gioca sul largo per fare 5. Vediamo se passa. C'è Filotto e si va alla bella, signori! Alla bella! 4.600 persone a vedere questa bella. E intanto noi ci vediamo gli highlights, rimaniamo collegati con i nostri amici e li invitiamo anche a condividere il filmato, perché questa, Gianluca, per ora è la partita più bella del mondiale, ci sta dando delle emozioni incredibili. Ma la partita più bella del mondiale non tanto per i nomi, anche per i nomi, ma perché obiettivamente sono quelli che hanno giocato meglio e hanno dato vita alle sequenze più emozionanti, sicuramente. Andrea, beh, dimmi tu di Andrea, dai, come lo vedi? Andrea sta giocando una grande partita, è quello che mi sta piacendo di quarta, che ha voglia di soffrire e nel frattempo ha giocato delle conclusioni frontali con molto margine d'errore, si è preso del margine d'errore che altre volte non avevo visto prendersi. Allora, Luca Coluccia dice: Torregiani più tattico, quarta appena gli lasci il gioco aperto ti fa male. Beh sì, è vero, però quarta anche in questa partita ha dimostrato che se vuole abbassare i toni li sa abbassare anche lui. Diciamo che è un quarta che si presenta, come analizzavamo ieri, a questo mondiale in una versione 2.0. Avendo compiuto 40 anni, chissà davvero che non ci presenti un'altra versione fortissima del Cannibal. Ti dirò, a me piace molto più questo quarta di quello che vinceva facendo 3 volte di fila 10. Beh sì, allora l'unione ideale nei sogni è quella tra gioco tattico, quindi gioco non eccessivamente spregiudicato, e grandi colpiture. Questo dovrebbe essere, mi ripeto, quarta per ora le sta abbinando, sì, tutte molto bene. È questo quarta qua. Nel frattempo c'è un Torregiani che sta lottando come un leone con un quarta in piena luce, quindi è la partita più bella del mondiale in assoluto per adesso. Dei giocatori che abbiamo visto, a parte Andrea Quarta, chi ti è particolarmente piaciuto? Intanto aspetta che allora Antonio, leggiamo Benevenga. Anche questo, Antonio Benevenga: sarà un effetto ottico, ma a me sembra che quando le biglie stanno per fermarsi hanno dei cali strani. Ma no, non è un tuo effetto ottico, abbiamo visto qualche cosa un po' curiosa anche noi. Il tavolo è livellato perfettamente, perché Maurizio Landolfo anche stamani l'ha riguardato, l'abbiamo riguardato insieme, gli abbiamo fatto notare una piccola imperfezione che avevamo visto nell'ultima partita di ieri sera. Ci sta, chiaramente non sappiamo neanche a quale dare materiale, dare colpa tra virgolette, se al panno, se alle biglie, però in questa partita non si notano. Filippo Cancilia, ciao, vai Phil. Buonasera soci, sempre un piacere sentire le vostre telecronache, grazie Phil, ormai siete la voce del biliardo, ringrazio. Congratulazioni a Biondi, non sapevo parlasse lo spagnolo come seconda lingua. Grazie Filippo, vieni a Garlasco che ti offro becco, la scena. Giuro che te la faccio pagare. Tra l'altro Filippo, ti faccio crescere i capelli. Ci scusiamo perché ieri sera ti abbiamo un po' preso in giro per... Ma l'ha preso in giro Marcolino, mica noi. No, ma io... Allora, io non dico, Filippo non è che non ha capelli, sfrutta bene le basette, cioè ha una basetta centrale piuttosto larga. Sì. Grande Phil. La sua forza nelle basette. Non so dove tu sia, ma saluti a tutti quelli che sono con te. Grazie anche, tra l'altro, per il vostro affetto, siete in tanti anche a scriverci messaggi privati sul cellulare. Benvengano i complimenti, e se avete anche qualche critica, che sia costruttiva, chiaramente, l'abbiamo detto tante volte. Siamo qua ad ascoltarla, perché senti, ora... Ma hai chiesto al giocatore che mi è piaciuto di più in questo mondiale, oltre magari al di fuori di questi due giocatori, specialmente in questa partita, ed è Paolo Infortuna. Allora... Abbiamo prestato lo stesso. Non era molto difficile, Hai fatto una domanda abbastanza facile. Sì. Concentriamoci su questa bella.
All'Achito è andato Torregiani. Mosca, come a San Vincent. Sì. È arrivata dal palè di San Vincent. Seguono la carovana del Vigliardo. Mosca. Vediamo se riesce a salvarsi Andrea. Ma io credo proprio di sì. Anche se rimane un po' lungo, non è sicuramente facile, ma è rimasto dentro, quindi non c'è neanche da pensare. Qui veloce o a scendere? Io gioco a scendere di effetto e quindi facciamo pari con Torregiani. Torregiani, la porta la prende abbastanza piena, la porta non me la prendevo così larga sta battuta, ti dico la verità, me la sarei presa un po' più stretta, perché qua ho dovuto rasoiarla la palla. Vinci di traversino, con questo vediamo se riesce a reggere di colpo per passare fuori dal pallino. Oh mamma mia, cosa è partita a quarta, ma cosa gli è partita a questo? Sì, però Nico, ma cosa gli è partito? Io pensavo stesse dentro al pallino, ma un po' più dentro. Questo gli partono queste cose qua. Questo è un proiettile. 14 punti per quarta, si apre così questa bella. E queste non ce ne sono ne più. Ne lascia un po' sul tavolo, un po' troppi, un po' sul, troppi tavolo. Sul tavolo. Se guardi lui ti metti a giocare a burraco, cioè devi capire che stai parlando come se di un, non so, di un calciatore dicessi a tuo figlio guarda devi palleggiare come Messi, è uguale, stai parlando di un qualcosa che non si è mai visto sui tavoli di gioco. Nocerino dei tempi, cioè, ma a livello di talentuosità, di birilli e qui regolare come un orologino. Andrea sta sullo stretto rispettando il pallino, però io sono curioso di vedere come affronterà ancora Torregiani, perché non ci credo che non tenga l'ultimo strappo. Torregiani sulla falsa riga di ciò che aveva fatto quarta, però qui va di sponda, ma la vede tutta Andrea? Di giro ci pianta il giro, no, a 118 metri di distanza. Che bravo Andrea. Sì, ma anche perché guarda, vedi, far arrivare il colpo, vedi che la sua gioco forza si è spostata, ma meraviglioso. Passaggio a 3 a 4 già dura. A questo punto, a questo punteggio andrei a 3, 4. A parte che va per il 4. Sai che era quel più che altro passaggio e basta, nel senso che quel pallino lì volerselo fare come obiettivo era quantomeno pretenzioso. Ha anche giocato bene. Quelle gliele alza tutte e due, dici? Secondo me sì, questo pallino gli dà un po' margine. Bravo Andrea. Perfetto. E poi stai sul 10-10, se ti scappa un po' più lunga fai steal. Sì, sì. Qui aveva tanta tolleranza. Ce l'ha ancora di calcio. Sì. Sono dritte. L'entrata c'è. Però gli ha fatto sì, anche perché non è che ci sia poi più di tanto. No, invece non la gioca. Cosa dire? Di seconda di misura è 4. No, questa non l'ho capita. Tirata di seconda di misura è 4. No, è troppo forte. Sarebbe presa scarsa, è arrivata lì, no, sarebbe troppo forte. Ma già di prima. Abbassa per giocare di prima. Appunto.
No, non ho capito il disegno. Qui rastrello per quarta. Ma di gancio dalla lunga. Non deve prendere la prolunga lo stesso. Perché per l'esecuzione di seconda già era fuori schema. Di seconda la fai a 1,5 lì. Quindi per dare questa forza qua la giocata di prima. Ancora per ora conserva la sua lì. Allunga è tanto brutto. Allora gioca di sponda. No, la gioca di sponda, sì. Sponda e palla, ci dovrebbe arrivare così. Secondo me alla fine prende il rastrello e tira direttamente sulla biglia. Guarda che non è È scomodo, eh. Ma anche con rastrello, ma è vero che con rastrello sponda e piglia lo tiri peggio, tiri meglio davanti. Capito. Sì, 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 sì. Secondo me se prende rastrello cambia tiro. Sì, è tanto bello questo sponda e piglia, perché quando non hai rimpallato puoi fare i birilli, puoi fare il pallino da tre o mettertici dietro, cioè. Gioca. Vediamo se cambia. No, allora se non prende il rastrello tira lo sponda piglia. Tira lo sponda piglia, rimane per quello che ha pensato, sì. Sì, poi non deve starci troppo perché sennò comincia a tirare tutto. Si è presi belli anche i tempi, Andrea. Sì, sì, se la guardate. Proprio di, sì, però proprio di brandeggio, che tanto con lo steccone meno brandeggi, meglio devi cercare di trovare il prima possibile la posizione, perché poi ti cominciano a tirare tutti i muscoli e si sta male. Eh sì, tra l'altro. Cioè va diminuito il tempo in cui si sta a brandeggiare con lo steccone. Io fortunatamente ho dei sanitari in sala che se lo faccio mi curano subito. Parabola per Torregiani. Marcia. Questa è una posizione sfortunatissima di Biglia. Vediamo se gliela incrocia di leggero contro o se gioca a tenerla. Ci sono tutte e due. La giocata a incrociare. Ha giocato a incrociare di leggero contro con la sua lunga buca e l'altra pesa leggermente grossa. Pesa grossa, sì. Avrebbe fatto la fila di prima e sarebbe rientrato probabilmente fino al pallino. Libera la strada del giro per Torregiani. Sì. Qui è imperativo per l'argentino marcare e rimanere agganciato a quarta. È solo due per Torregiani. Era partita una bella steccata. Sì. Che grinta ancora Gustavo. Gustavo, sì. Non stavo guardando se aveva qualcosa tra castello e pallino per giocare tre falso angolo e venire via con la gialla. Non riusciamo proprio a percepire quanto. Però sta guardando la lunga, Andrea. Quindi. Sì, alla fine sì. Sono tutte strade che hai percorso poche volte, no? All'interno del castello, e quindi fa bene a rinunciare. Sì, gli ha giocato il cambio biglia stretto. Perché c'è, no, il pelo di palla per il pallino da tre, una difesa, però quante volte l'hai giocata? Sì. La difesa di pelo di palla all'interno del castello. A parte che poi è una palla che poteva giocare Torregiani al limite, ha tardato di 18 punti. Provi il tiro per rientrare, ad Andrea non serviva. Torregiani sta sul regolare, evita il rimpallo. Quarta sul largo, carezza il birillo ma non lo abbatte. Qui invece stiamo ingaggiando una guerriglia con le mosche. Strano che non abbia ancora perso la pazienza al mio socio. Tre sponde di calcio per Torregiani. Sul largo, ad aprire ad occhiale. Bravissimo Gustavo.
al volo, quarta, non la intercetta piena e non si salva. Occasione per Torregiani per accorciare. 22-4 il vantaggio di quarta. Di Torregiani, stretta di tre corse, vediamo se riesce ad arrivare alla corta opposta. Soluzione che non prevedeva difesa se non l'esecuzione di due e mezza. L'appoggia lì, nel quarta qui secondo me ci va di calcio. Ora non faccio la stessa previsione che ho fatto prima con Torregiani. Di leggero effetto buono. Ce ne voleva un filino in più, ma comunque buona. C'è l'ingresso per la bricolla. Vediamo se riesce a fare la fotografia alla palla gialla ed inviarla nei birilli. Stretto, attenzione. Attenzione, errore di Torregiani, non entra a sufficienza, quindi è partita anche un po' corta secondo me, Gianluca. Sì, questo potrebbe essere l'errore del set, del match. Giù tutti. In quarta la tiene dentro al castello, 10 punti per quarta, 34-12. Due esecuzioni fotocopie in questa posizione per Andrea Quarto. Questa sera ha quadrato davvero il tavolo per quanto riguarda le esecuzioni frontali. Garuffa per Torregiani. E qui si è avvitata. Qui si sono avvitate. Qui. Che peccato però. Sì, è un peccato per questo, perché qui non si sono avvitate, si sono spaccate le biglie. Non era una porzione da andare a bere questa. E qui secondo me il quarto andrà a disfaccio di una passata. E abbiamo compiuto i 5.000 dispositivi, 5.100. Sì, secondo me tira lo sfaccio di una passata, ma stare un po' sul... Sì, vede la lunga. Si tira forte. Tira forte la drizzata e poi a 4 a tornare indietro. La passa in mezzo c'è, e poi tombola. Dopo l'impatto col pallino gli dà quello che il primo passaggio gli aveva negato. Sì. Praticamente è la palla che scrive un po' la parola fine. 3-11 per quarta, 50-12. Peccato che su questa bella non ci sia stata per ora la bagarre dei primi 4 set. Angolo di seconda per Torregiani. Arrivano soli due punti. Bella ma non balla. Angolo probabilmente per Andrea e pallino 4, un obiettivo centrato, si porta a meno 6, una vittoria questa che gli darebbe con buona probabilità la prima posizione nel gruppo F. Fisso per Torregiani, questa marcatura un po' lo specchio di come è andato questa, come è andato questo quinto set. Speriamo che i nostri 5.000 amici stiano anche a guardare, anzi ve lo chiediamo, l'intervista che ci sarà tra breve. Pallino da 4, quarta si mette a 58 contro i 18 di Torregiani. Ultimo tentativo, quello di una stevola mortale.
Purtroppo questa steola non è stata fatta da Torreggiani e questo molto probabilmente sarà l'ultimo tiro dell'incontro. Che dire, quarta, complimenti chiude a entrambi perché hanno fatto una grande partita. Sorridono i due giocatori e stanno chiacchierando tra di loro, molta serenità. Chiaramente Torreggiani ha il viso ovviamente non soddisfatto, viso di chi ha perso senza grandi colpe, insomma. È stata una partita a un livello altissimo, quarta non ha mai abbassato la guardia, quando l'ha abbassata è stato solo per qualche attimo, e quando gioca a questo livello con queste marcature è veramente difficile riuscire a tenere il passo. Sto controllando intanto Nicola se arriva in postazione di intervista, eccolo là con Torreggiani. Quarta intanto sta parlando e firmando il referto gara con l'arbitro Caristi. Un po' di, giustamente, tante persone devono defluire dall'Expo di Calangianus. Vediamo se riusciamo ad avere i giocatori. Eccoli qua, il primo dovrebbe essere Andrea Quarta, o addirittura li fa insieme Nicola. E allora Nico, se mi senti, a te la linea. Sì, me li prendo insieme entrambi e soprattutto gli porto i ringraziamenti di tutti i telespettatori che hanno guardato la partita, perché è stata la partita veramente più bella del mondiale. Alla fine un vincitore e uno sconfitto ci doveva essere. Parto da Torreggiani e lo ringrazio perché effettivamente avete fatto e hai fatto una partita davvero eccezionale. Peccato perché la bella poi si è indirizzata subito a favore di Quarta, però come fai ad avere ancora questa grinta dopo tanti anni così? Prima di tutto ti ringrazio. Secondo, credo che giocare contro Quarta oggi sia un incentivo non indifferente. Niente, prima gli ho fatto i complimenti, ma non tanto per il bel gioco. Io, mi sembra che nel complesso lui stia bene, conosco da parecchio e va bene, penso che sia uno dei candidati a questo mondiale. E comunque la tua prova sicuramente ha dato modo di far vedere a tutti i telespettatori di Billiard Channel, e molti ci seguivano dall'Argentina e dal Sud America, una partita bellissima, quindi ti ringrazio ancora tanto Gustavo. No, grazie a voi. Niente, sarà la prossima. Prendo due parole anche Andrea, secondo me questa partita te la devi riguardare, secondo me questa è una delle partite più belle che hai fatto, secondo me, nella tua carriera, ti dirò. Sì, prima voglio rispondere Nicola, altrimenti mi dimentico. Ringrazio Gustavo delle parole che ha speso nei miei confronti. Sai, lui mi ha conosciuto quando ero piccolo, mi dà dei complimenti un campione come Gustavo, perché ci dobbiamo levare il cappello con Gustavo. Però io lo ringrazio delle parole che mi ha detto lui, lo ringrazio pubblicamente. Per quanto riguarda la partita, Nicola, di mio non ho mai riguardato una partita, però secondo me questa te la devi riguardare, perché secondo me hai tirato fuori qualcosa ancora in più, hai tirato fuori la voglia di soffrire e la voglia di contenere il gioco anche di un tuo avversario che avevi visto che era andato in palla e batteva bene come te. Quindi secondo me questa partita è stata davvero l'apice della tua performance. Sì, no, per soffrire ero tranquillo, forse ho avuto un segno di stizza quando ho sbagliato l'ultimo giro alla quinta partita, 2-1 alla quarta partita. Forse ho avuto lì un gesto di stizza, però ci sta, anche perché non siamo macchine, vero? Però ho saputo mantenere Gustavo quando lui mi stava giocando bene, e poi l'ultima si sa come poteva andare a me, come poteva andare a lui. Dipende come si avventura, no? Tu sei partito benissimo con un 14, quindi chiaramente ti ha dato anche molto più morale. Sì,
Sì, però di nuovo anche lui dopo il mio 14 ha sbagliato il raddoppio, Nicola, ha fatto solo due, quindi sai, sono vantaggi abbastanza grossi. Comunque insomma rimane il fatto che questa forse è anche una delle partite più belle che abbiamo trasmesso di Bidiar Channel, la analizzeremo tra poco insieme a Gianluca e vi ringrazio ancora entrambi per lo spettacolo che avete offerto. Grazie. Eh sì, l'analizziamo davvero più che volentieri questa partita. Non c'è una grandissima analisi da fare, nel senso che quando i giocatori, due giocatori giocano a questo livello di perfezione, davvero la vittoria e la sconfitta sta nell'errore barra episodio. Sicuramente nella bella l'episodio è stata la partenza di quarta con Torregiani con un 14 e Torregiani che gli sbaglia lo sfaccio dietro facendo soltanto due punti. Effettivamente lì si crea già un gap di 12 punti che poi a questi livelli, se non ci sono particolari episodi come vi dicevo, sono difficili da colmare. Quello che ho visto, anche un plauso ai giocatori perché ce l'hanno fatta comunque ad ammaestrare delle velocità un po' particolari, l'abbiamo detto, questo biliardo nel fine corsa arrivi molto lungo, quindi devi tenere il braccio su determinate smezzate, devi riuscire a farlo in modo calmierato perché sennò rischi di fare le loro opposte, quindi di rifinire corto, e loro ce l'hanno fatta veramente nel migliore dei modi. C'è stato, che dire, come episodio, un traversino che ci ha fatto saltare sulla seggiola perché Andrea è passato davvero un nanomillimetro dal pallino, chiaramente non era quella la sua intenzione, lui voleva tenerla più di colpo la palla. Abbiamo notato che queste biglie, le Dynasphere, prendono un filino meno colpo e quindi i giocatori devono cercare di adeguarsi, loro ce l'hanno fatta anche parecchio bene. Nico? Che dire, abbiamo chiuso con il botto, Gianluca, perché sì, questa è stata una partita davvero meravigliosa. Se non l'avete vista oppure ne avete vista solo una parte, appena finisce la diretta riguardatevela tutta dall'inizio alla fine, perché credo, io ti dico la verità, la metto nel podio delle partite più belle che io abbia mai visto e forse la partita più bella che io abbia avuto l'occasione di commentare. Anche perché stavo dicendo, probabilmente mi sentivi nell'ear monitor, non tanto, va bene, le esecuzioni sono state perfette. Io parlavo di controllo delle forze, anche quando c'è stato quel momento di gioco misto, di spondebiglia forzati sul largo, non sono banali agli occhi dei giocatori un po' meno esperti che si devono rifinire, possono sembrare cose normali, ma contenere le forze di questo biliardo che è veloce, cioè è velocissimo soprattutto di sponda, non è semplice. Loro l'hanno fatto con una naturalezza incredibile e soprattutto con dei ritmi altissimi, perché comunque una partita che è andata alla bella non è durata questo granché, quindi assolutamente sì. Però ti dico, ribadisco, ora ho avuto modo di vedere molte meno partite di Torregiani, però ho avuto per fortuna molte occasioni in cui ci sono state molte occasioni in cui abbiamo commentato quarta, e secondo me quello che avevo detto ieri sul gradino in più che sta mettendo il Cannibale, ci siamo. Ok, cioè, ci siamo, quindi oggi abbiamo coniato un'altra quarta cosa. Quarta sta raggiungendo il top, perché ti ho detto, mi piace molto di più vederlo fare qualche volta 2 e 4 e gestire forze, gestire come ha fatto adesso. Come ha fatto adesso, gestire anche il momento in cui il braccio lo tiene giù, oppure tira con molto margine d'errore, sta più dalla parte dell'errore senza prendere e intenzione metterci sotto la stecca, affidarsi solo alla sua abilità. Sì, ne ha forzato uno che ma non l'ha forzato a caso, quando ha forzato non ha forzato sì, mai aveva, a caso. aveva senso, dai, diciamo Cannibale 2.0 questo mondiale, sì. E quindi poi per dare in là a una grandissima stagione che si aprirà a breve ai 9 birilli, perché andremo a Trento, a Trento e a San Benzano alla Goriziana, certo, di cui quarta tra l'altro è specialista, l'anno scorso finalista a Trento in finale con Michelangelo Agnello, e comunque poi insomma ho rinnovato l'invito a quarta di rivedersi alla partita, perché speriamo, secondo me avrà degli spunti di riflessione importanti.
diciamo, magari si prende in braccio Arianna e gli dà un'occhiata a questa partita. Ci sta, ci sta. E allora noi vi ringraziamo per essere stati i più di 5.000, ve lo ribadiamo sempre, perché per noi è un orgoglio, sono 5.000 dispositivi, e quindi, facendo un conto approssimativo, eravate una quindicina di migliaia di persone a guardare questo bello spettacolo che hanno offerto i giocatori. Il nostro compito è quello di farvelo, di farvi vedere e farvi godere questo spettacolo nel modo migliore possiamo, con delle belle immagini, con dei commenti tecnici, speriamo pertinenti, a volte simpatici, a volte divaghiamo un po' quando siamo stanchi. Insomma, tutto questo è Billiard Channel, è Mirko Bianchi, è Fabian Hart, è Tom Ruban, è il mio socio, e c'è dietro una macchina organizzativa importante capitanata dalla dottoressa Valentina Spada, che veramente è ha una marcia in più. Il tutto grazie anche a Stefano Gibertoni e alla federazione, che ci dà la possibilità di aver e ci va avanti a darci la possibilità di aver realizzato questa macchina meravigliosa che quindi racconta il biliardo. Noi ci vediamo domani mattina alle 9, sarà in diretta al canale, ci saranno due partite non commentate, ci vedremo poi con i commenti a mezzogiorno, e la prima partita commentata che vi proporremo sarà quella tra Elio Marberruti, che l'abbiamo visto protagonista nelle traduzioni con i giocatori fuori uruguayi, classe anche lì Elio. Quindi lo vedremo protagonista sul biliardo domani mattina alle 12, Elio Marberruti contro Andrea Martinelli. Quindi noi ci vediamo domani, per oggi è davvero tutti, un saluto e un ringraziamento dai soci del biliardo per Billiard Channel, il canale del biliardo. Buonanotte a tutti, ciao.